Johnson promette di esaminare l'aumento dell'Universal Credit in linea con l'inflazione. E dopo le forti critiche sul budget di primavera e le dichiarazioni di Sunak di rinunciare all'aumento dei benefits, arrivano le dichiarazioni del primo ministro Johnson, che promette di esaminare una proposta di legge che porterà il budget in linea con l'inflazione, quindi di aumentare gli aiuti, ma in sostanza senza incidere sulla pressione fiscale. Simona Seda. Boris Johnson ha promesso di esaminare una proposta per aumentare l'Universal Credit in linea con l'inflazione, dopo essere stato criticato da un comitato di parlamentari sulla crisi del costo della vita. Interrogando il primo ministro come parte del comitato di collegamento, il parlamentare Mel Stride ha evidenziato la difficile situazione di quelle persone che dipendono dall'Universal Credit, definendolo una mancanza nella dichiarazione di primavera di Rishi Sunak la scorsa settimana. Il comitato di collegamento è composto dai presidenti dei vari comitati selezionati dalla Camera dei Comuni e il primo ministro compare tradizionalmente 3 volte all'anno. Stride ha suggerito che l'aumento dell'Universal Credit in linea con gli attuali tassi di inflazione, invece del rialzo del 3,1% previsto ad aprile, alla fine non costerebbe più denaro al tesoro, poiché significherebbe un aumento minore l'anno prossimo. Sarebbe fiscalmente neutrale riesaminare e reindicizzare quei benefits, diciamo tra un paio di mesi, ha affermato. Nella replica, Johnson ha detto: dovrò andare a vedere come farlo in modo fiscalmente neutro, ma quello che vogliamo fare è prenderci cura delle persone durante l'assestamento della pandemia. La dichiarazione di primavera di Sunak includeva un taglio di 5 centesimi dell'imposta sul carburante e un aumento significativo della soglia dell'assicurazione nazionale, ma è stato ampiamente criticato. Lo stesso Johnson ha affermato il giorno successivo che il governo deve fare di più. Il deputato laburista Stephen Timms ha insistito invece sulla difficile situazione dei disoccupati. L'udienza ha riguardato anche l'Ucraina, con Johnson che ha difeso i programmi del governo per i rifugiati. Simona Sieda, per Italy Today UK.